torna ad animare Fossombrone con la sua 39esima edizione, il Festival del Tartufo Bianchetto e del Vino Bianchello. Il 18, 19, 25 e 26 marzo l'evento, organizzato dalla Proloco Forum Semproni in collaborazione con il Comune, sarà protagonista di un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno il programma è molto corposo e, come dicevo prima, comprende diverse collaborazioni con l'AIS, con l'Associazione Italiana Sommelier, della sezione di Urbino, nel quale verranno fatti degustare piatti di tartufo bianchetto in associazione al vino Bianchello DOC. Ci saranno inoltre diversi cooking show, ci saranno anche laboratori didattici per bambini dove avranno la possibilità di imparare a tirare la sfoglia di tagliatelle. Ci saranno anche inoltre mostre, presentazioni di libri. Diciamo, è un programma organico che riempie a pieno tutte le 4 giornate della manifestazione. Dove è possibile consultare il programma? Allora, abbiamo una pagina Facebook dedicata che si chiama Festival del Tartufo Bianchetto e del Vino Bianchello DOC. Lì troverete tutte le info necessarie e gli aggiornamenti in tempo reale dei vari eventi che verranno realizzati. Si inizia con un'anteprima venerdì 17 marzo alle 9.30 dedicata all'apertura di Pittura sotto le logge, il concorso a cura dell'Istituto Comprensivo Mercantini di Fossombrone, che vedrà sfidarsi a colpi di pennello gli alunni della scuola secondaria di primo grado. Tutti gli elaborati saranno esposti lungo Corso Garibaldi durante le giornate del festival. Poi, da sabato 18, sempre alle 9.30, prenderà il via la 4 giorni del festival con la possibilità di andare alla ricerca del tartufo bianchetto accompagnati da tartufai nel Bosco delle Cesane. Durante la manifestazione, poi, i visitatori avranno l'opportunità di acquistare e assaporare bianchetto e bianchello sia negli stand allestiti lungo Corso Garibaldi, sia nei ristoranti dell'Associazione Ristoratori di Fossombrone, che per l'occasione hanno preparato gustosi menù a tema. Ci saranno i soliti menù che i nostri ristoranti proporranno, con il tartufo bianchetto in abbinamento con il bianchello, ma non solo, perché intorno a noi comunque c'è anche altro da scoprire e lo faremo scoprire attraverso le nostre tavole. Inoltre ci sarà la consuetudine, la gara della tagliatella, che i ristoranti si sfideranno a suon di spadellate. Dove si svolgerà l'evento? L'evento si svolgerà ognuno nel proprio ristorante, con la giuria che ci verrà a trovare, così sarà anche un onore ospitare diversi personaggi dell'enogastronomia locale importanti. Il Comune è sempre al fianco di questa iniziativa? Sì, sempre. E ormai è 2 anni che siamo noi come amministratori e quindi abbiamo subito sposato le idee e la progettualità che ci ha fornito la Proloco e tutte le associazioni che collaborano a questo evento che si snoda in 4 giorni, che è grande attrattiva per sia i territori limitrofi ma accoglie tanta gente da tutta parte d'Italia. Vi aspettate quindi un enorme, insomma, pubblico? Vogliamo fare un invito a tutti i cittadini, anche dei territori limitrofi? Sì, certo, sì, ci aspettiamo grande affluenza, ma invitiamo tutti a venire a passeggiare per le nostre vie e in questa occasione io, come assessore al turismo, ma in accordo con tutta l'amministrazione, abbiamo deciso di mettere per le giornate del 25 e 26 marzo i musei gratuiti, quindi per offrire una promozione a tutto tondo, oltre alle fantastiche attività che ci saranno e da non dimenticare il 19 di marzo la mezza maratona.